Hai appena comprato un barbecue a gas? Vuoi creare nuovi piatti, ma le ricette sono troppo complicate? Guarda cosa provo a realizzare io. Ricette semplici per stupire tutti i vostri commensali. Gli ingredienti sono cipolle bianche, bacon e salsa barbecue. Accendiamo il barbecue e lo facciamo andare al massimo per circa un quarto d'ora. In questo modo elimineremo i residui delle precedenti cotture e scalderemo il barbecue. Intanto puliamo la cipolla. Poi cerchiamo di fare delle fettine di 2-3 cm. Togliamo la parte interna che non ci interessa e andiamo a separare gli anelli più grandi. Ora, con un po' di pazienza, si prende ogni singolo anello e ci si avvolge attorno il bacon, cercando di non lasciare spazi vuoti. Di solito ci vogliono 2, anche 3 fettine ogni anello, in base a quanto è grande. Spazzoliamo la griglia e impostiamo il barbecue in cottura indiretta. Io, avendo 3 fuochi, spegnerò il fuoco centrale e abbasserò leggermente i 2 laterali, cercando di mantenere il mio barbecue a una temperatura di circa 200 gradi. Inseriamo nel barbecue, al centro, sopra il bruciatore spento, una vaschetta di alluminio. Questa ci aiuterà a tenere pulito il barbecue. Mettiamo in cottura gli anellini di cipolla. Li lasciamo in cottura per circa 20-30 minuti, fino a quando il bacon non avrà assunto un bel colorito. Ora li andiamo a spennellare con un po' di salsa barbecue.
chiudiamo e facciamo andare per qualche altro minuto. Wow ragazzi, come sempre il bacon riesce a rendere più buono tutto. Un perfetto antipasto per qualsiasi serata barbecue. Riuscirete a far mangiare la cipolla anche a chi non piace. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Dividiamo gli ingredienti!